Dei paccheri con pomodorini d'attrini e filetto di spigola. Una ricetta semplicissima ma dal gusto strepitoso. In una padella abbastanza capiente andiamo ad inserire un bel giro di olio extravergine d'oliva, aggiungere uno spicchio d'aglio e accendere la fiamma. Mentre l'olio prende calore, ci dedichiamo ai pomodorini, in questo caso sto utilizzando dei pomodorini datterini che andiamo semplicemente a tagliare a metà quelli più piccini. Mentre se qualcuno risulta un pochino più grande, lo dividete in quattro, sempre nel verso della lunghezza. Dal mio pescivendolo di fiducia mi sono fatto sfilettare una spigola e gli scarti non li buttate via, ve li fate dare, perché ci andiamo a preparare un brodo di spigola. Semplicemente acqua e mettete gli scarti della spigola all'interno e fate sobbollire per circa 20 minuti. Dopo 20 minuti l'unica operazione che dovete fare è quella di eliminare tutte le impurità con una schiumarola che saranno salite sulla superficie. Appena l'aglio inizia a soffriggere, aggiungiamo in padella i pomodorini e versate all'interno un mestolo di brodo di pesce. In questa fase andiamo ad aggiungere subito i gambi, soltanto i gambi del prezzemolo che andiamo a tritare molto finemente e che si prestano meglio alle cotture. Andiamo a regolare con una macinata di sale e una leggera macinata di pepe e, se necessario, di tanto in tanto aggiungete qualche mestolino di brodo. Mentre il sughetto continua la sua cottura, andiamo a filtrare il brodo di spigola, recuperando tutto quanto il liquido all'interno di una pentola capiente dove andremo a cuocere poi la pasta. Mentre dagli scarti cercate di recuperare tutta quanta la polpa possibile, avendo però premura a fare molta attenzione alle lische. Tutta la polpa che abbiamo recuperato dagli scarti la andiamo a versare all'interno del sughetto e facciamo continuare la cottura. Mentre per i filetti li dividiamo semplicemente a metà da crudi e otteniamo delle striscioline della lunghezza di circa 1-2 cm. Teniamo il tutto da parte. Non appena il brodo di spigola riprende nuovamente il bollore, andiamo a calare la pasta. Io sto utilizzando dei paccheri rigati, ma potete scegliere il formato che più vi piace. Un minuto prima del termine della cottura della pasta, l'andate a scolare direttamente in padella, aggiungete ancora un pochino di liquido di cottura, se necessario, e date una prima mescolata per far amalgamare tutti quanti gli ingredienti. Dopodiché recuperate i filetti di spigola che abbiamo già tagliato a striscioline e la versate all'interno. Qui la cottura dovrà essere davvero velocissima, basteranno 30-40 secondi. Non appena la polpa inizierà a prendere un colore bianco, dovete fermarvi e spegnere immediatamente la fiamma. Potete completare con un giro di olio extravergine d'oliva a crudo e una generosa dose di prezzemolo tritato. Date un'ultima mescolata a tutti quanti gli ingredienti e guardate qui che spettacolo, ragazzi! Un piatto semplicissimo, un profumo strepitoso. Non ci resta che impiattarlo e degustarlo subito. Un piatto estivo, un piatto fresco, ma nella sua semplicità di preparazione vi garantisco che lascerà davvero tutti a bocca aperta. Questi sono i miei paccheri con filetto di spigola e pomodorini. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione e con voi ci rivediamo settimana prossima con la prossima ricetta. Ciao a tutti!